Amici di Lecce News 24, buongiorno dalla nostra redazione, ben ritrovati, un appuntamento delle nostre breaking news. Apriamo con la cronaca dalla regione. Si sono svolti questa mattina i funerali delle vittime del disastro ferroviario avvenuto lo scorso 12 luglio sul binario unico tra Andria e Corato. Questa mattina nella città federiciana la funzione religiosa per dare l'ultimo saluto alle sfortunate vittime di una tragedia assurda. I migliaia hanno affollato il palazzetto dello sport di Andria, dove Monsignor Luigi Manzi ha tenuto il rito funebre, presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro Graziano Del Rio, bandiera a mezz'asta in tutti gli uffici pubblici della Regione. Dal Salento un giovane di 23 anni di Taviano è stato sorpreso dai carabinieri con in casa 16 rigogliose piante di marijuana pronte per essere smerciate. I militari avevano notato un continuo via vai di gente negli ultimi giorni nella sua abitazione. Ieri il blitz decisivo. Giorgio De Matteis è stato così arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola di Lecce. Ancora cronaca, la Procura di Lecce ha chiuso l'inchiesta relativa alle presunte pressioni ed ingerenze sul centro IMID di Campi Salentina. Risulta indagato il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Lecce, Luigi Pepe. Il PM nelle scorse ore ha notificato l'avviso di conclusione al 70enne di Surano. Pepe risponde tra le varie accuse anche di concussione, abuso d'ufficio, costringimento per il dottor Mauro Minelli a dimettersi dalla sua carica. E cambiamo adesso decisamente argomento, passiamo al meteo. Brusco calo di temperature su Lecce e su tutto il Salento. Dal pomeriggio di ieri infatti il cielo si è improvvisamente coperto su tutto il territorio con forti raffiche di vento fresco. I turisti quindi dalle zone costiere sono riversati in città. Fine settimana tutt'altro che estivo, quindi il termometro è sceso di circa 10 gradi con la pioggia pronta a bagnare a tratti il weekend di metà luglio. E concludiamo con la pagina sportiva. Il Lecce è arrivato a Cotronei, sede del ritiro precampionato, dove ieri è iniziato i primi allenamenti. Mister Pasquale Padalino avrà a disposizione 3 settimane per valutare al meglio la sua rosa. Lunedì la prima amichevole contro il Belvedere Spinello, formazione di prima categoria. Il DS Meluso intanto cerca di completare l'attacco. Ci sarebbe l'interessamento nei confronti di Giuseppe Torromino, attaccante classe 1988, attualmente in forza al Crotone. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi ricordo che tutte le altre notizie da Lecce e dal Salento sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buon fine settimana.